Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Scandaloso l'audio della discussione tra arbitro e VAR in occasione della partita Inter-Udinese. Guardate tutto il video, questo campionato è falsato. Prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Numerose controversie circondano la decisione dell'arbitro riguardo al rigore concesso all'Inter. Come consueto al termine di ogni turno di Serie A, gli audio diffusi nella rubrica Open VAR durante la trasmissione su DAZN stanno alimentando il dibattito. Durante il cross di Di Marco per Lautaro Martinez, l'arbitro Di Bello ha condiviso le sue riflessioni in diretta, esprimendo: «Stanno correndo e il difensore non fa nulla anche se Lautaro è in vantaggio». Il VAR Mazzoleni ha consigliato invece l'OFR, questa è brutta. Fammi vedere un'altra immagine. Lo sbilancia. Glielo facciamo vedere. La camera stretta l'hai. No, la retro alta. Questa rende l'idea. Marco, vieni da me per una OFR. L'arbitro Di Bello ha riguardato al video e ha deciso prontamente assegnando il calcio di rigore. Faccio anche il giallo al 18, è rigore. Avete compreso che stanno cercando la telecamera per trarre in inganno l'arbitro, che aveva già valutato la situazione in campo e, secondo il regolamento, il VAR non poteva intervenire. Tuttavia, quando gioca l'Inter, sembra che il VAR infranga tutte le regole pur di favorirla nella vittoria. Il designatore Gianluca Rocchi sull'episodio si è così espresso: se lo vede l'arbitro in campo col supporto dell'assistente saremmo più contenti. Mi metto nei panni di chi era al monitor, vede un'immagine chiara, sente l'arbitro che dice non c'è nulla. Quando ho chiesto a Di Bello, ma tu da VAR cosa avresti fatto? Lui mi ha detto che lo avrebbe richiamato alla OFR. Non è la scelta di un singolo, è la filosofia generale. Ora lasciamo a voi il verdetto, manifestiamo tutti insieme la consapevolezza che questo campionato è palesemente falsato. Se condividete questa opinione, lasciate un commento scrivendo VAR out. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio.